Un protocollo per prevenire meccanismi di illegalità, quello siglato fra ANCI Umbria e Fondazione Umbria contro l'usura, associazione senza scopo di lucro fondata nel 1996, che presta anche assistenza legale alle vittime e che oggi, in un momento di grave crisi economica, vuole essere più che mai vicina a cittadini ed imprese per evitare che caschino in una morsa che non lascia scampo. Ci sono tantissime famiglie che rischiano di indebitarsi, di entrare in un vortice per poche migliaia di euro. L'usuraio può essere anche, diciamo così, il vicino di casa, cioè la persona che ti presta dei soldi in un momento del bisogno e che poi però li vuole restituiti. Ecco, non andate da nessuno, venite da noi, se possiamo vi diamo una mano. Due gli obiettivi: assistere e aiutare le persone e farsi conoscere come realtà attiva sul territorio. Ed è qui che vengono in soccorso i comuni. Occorre sensibilizzare i cittadini e soprattutto sensibilizzare le banche affinché sviluppino sistemi più semplici di concessione del credito. L'atto, dalla durata di 3 anni e rinnovabile, è stato firmato nel Palazzo della Provincia di Perugia ed impegna i comuni a diffondere i contenuti del protocollo in maniera capillare, inserendo un link di richiamo al sito della Fondazione nel proprio canale istituzionale ed organizzando iniziative sui territori, volte ad informare, formare e supportare negli ambiti relativi all'assistenza finanziaria, legale e morale.